No, poi è assurdo che un sindaco mandi 1000 tonnellate di monnezza nel comune di fianco senza neanche avvisare il sindaco. Ho scoperto che non ho avvisato neanche i suoi colleghi di partito di 5 Stelle che sono più arrabbiati di me, e li capisco. Però qua si gioca sulla salute della gente. Non che i romani stiano meglio, però mi sembra assolutamente irrispettoso. L'ho fatto in passato, il sindaco fa tutti i percorsi istituzionali, ricorso al TAR, ASL, Vigili del Fuoco, Ufficio di Igiene. Se ci fosse bisogno di sedersi in mezzo a una strada, io non ho problemi, mi cambio i pantaloni, mi metto i jeans e mi siedo in mezzo alla strada. Non si può leggere che due incapaci, perché tu ne hai citato uno, ma io ne metto due di incapaci sullo stesso livello, La Raggi e Zingaretti. Questi è da settimane che si scrivono letterine. L'avrete letto sul Messaggero? La Raggi che scrive a Zingaretti, pensaci tu. Zingaretti che risponde alla Raggi, no Virginia, pensaci tu. Sembrano due innamorati, che però di mezzo non c'è il pegno d'amore, ma c'è la monnezza. E quindi pensaci tu. Qua le vittime sono i cittadini, sono i romani, perché io ormai vivo a Roma per la metà della mia settimana, e pagano una delle tasse rifiuti più care d'Italia per avere tonnellate di immondizia e puzza dalla mattina alla sera in giro per Roma. Ma non solo i romani, evidentemente la Raggi e Zingaretti hanno detto: ma perché dobbiamo punire solo i romani? Mandiamo 1000 tonnellate di monnezza al giorno anche a Civitavecchia.